Avanti. Sei sola? Guarda sotto al letto. Ho una fame terribile. È sconveniente se vado a tavola anch'io. Tu non vuoi cenare? No. È stato meglio così, Elena, credimi. Tu puoi dire ciò che vuoi, ma io sono sicura che Alessandro è innamorato follemente. Come sei ingenua quando ti fa comodo. L'ingenua sei tu che ti ostini a non voler capire. Per quale altro motivo sarebbe stato così determinato a riportarti a casa con lui? Perché gli piaci. Io o un altro. Sarebbe stato lo stesso. Lui e Massimo si odiano. Massimo si serve di me per vendicarsi di Alessandro. E Alessandro sta facendo lo stesso per non darla vinta al fratellastro. E io che sto in mezzo dovrei sorridere a tutti e due. Ed è questa la tua grande fortuna? No, è una situazione terribile che non avrà mai fine. Avresti preferito restare con Massimo? Sei ancora innamorata di lui? No. E Alessandro? Perché non ti piace per niente? Chiedilo al tuo cuore, alla tua testa. Nemmeno un pochino. Non lo vuoi dire neanche a te stessa? Ho deciso che non mi piace. Ah. Mi è venuto un gramo di testa, per favore lasciami sola, vorrei dormire. D'accordo. E sogna gli angioletti. Excuse me, James. Yes, sir. Mi perdoni, il signor Alessandro dov'è? Nel suo studio. Ah, ed è occupato? Non mi riguarda. Potrei parlare con lui? Vado a chiedere. Grazie, James. Sir, fuori c'è quel Serpieri, suo suocero. Chiede di parlare con lei. Lo faccia accomodare. Yes, sir. Please. Thank you. Mi scusi per il disturbo, signore, però mi piacerebbe parlarle un po' di noi. So già che lei è al corrente di tutto, ma ignora, penso, che il maggior responsabile di tutto l'imbroglio sono io. Lei, e perché? Perché se mia figlia Elena ha accettato di portare avanti questo imbroglio, lo ha fatto per me. Vede, nonostante che io sia un buon tempone, un uomo da poco, lei mi vuole molto bene. Elena ha appena saputo che il suo sposo non si chiamava Alessandro. È tornata subito a Guadalajara. Aveva deciso di affidarsi a un avvocato per vedere se ci poteva aiutare a spiegarle tutto. Questo malgrado le minacce che suo fratello Massimo ci rivolgeva. Lei confidava che i giudici ci avrebbero dato credito e non ci avrebbero mandati in prigione. Ma purtroppo suo fratello aveva scoperto che io... Lei cosa? Io, ecco, per portare un po' di soldi a casa, giacché Elena era l'unica che lavorava sempre, ho cominciato a comprare cosette vecchie da rivendere nel negozio di un socio. Ma si è scoperto che, anche se ho agito in buona fede, non sempre ho fatto sufficientemente attenzione ai particolari e a volte la mercanzia che mi offrivano era di dubbia provenienza. Intende dire che commerciava in oggetti rubati? Sì, signore. Quel suo fratello, per mia sfortuna, l'ha scoperto e mi ha minacciato di mandarmi in carcere. A quel punto ho dovuto convincere Elena ad accettare di fingere di essere sua moglie. Ah, è così che è andata. Sì, signore. Come vede, oggi ho voluto dirle proprio ogni cosa. Signore, noi non siamo gente cattiva. Abbiamo avuto solo la grossa disgrazia di... Mi perdoni, ma io devo dirglielo. Esserci imbattuti in quel suo fratellastro. Si accomodi.
Si accomodi, signor Daniele. Oh, grazie, signor Jenner. Già che lei è disposto ad essere sincero, vorrei sapere ancora una cosa. Elena è sempre innamorata di Massimo? Ah, signor Genero, se lei la conoscesse non mi farebbe questa domanda. Certo, un tempo Elena gli voleva bene, ma dopo quello che le ha fatto il fratellastro, no, eh. È una cosa molto, molto seria. Le è per bene, le è onesta, e non glielo dico perché è mia figlia. Per la verità, anche Marta lo è. Però, anche se amo entrambe le mie cocche con uguale affetto, devo riconoscere che la mia piccola Marta è più superficiale. Ma perché ha deciso di fuggire con Massimo? Per quale motivo? Perché se volevate andarvene, non l'avete fatto da soli? Vede, signor Genero, noi altri non avevamo mezzi. E siccome Elena aveva deciso di andarsene, abbiamo dovuto accettare l'aiuto del suo fratellastro. Avevo detto ad Elena che non vi avrei consegnato alla giustizia. Che ragione aveva di fuggire? Se lei lo chiede a mia figlia in modo gentile, sono sicuro che le spiegherà ogni cosa. Però che l'abbia fatto perché è ancora innamorata di Massimo, no. Questo mai, glielo garantisco io. Ti ha detto questo? Che Massimo e Elena si conoscevano già, sì, da prima? Sì. Gliel'avrà presentata certamente in qualche occasione. Ma se Massimo non l'aveva mai vista? Oddio, perlomeno è questo che ci ha dato a intendere. Ah, no, no, io non so più cosa pensare. Non so se chi mente è Alessandro oppure Massimo. Una cosa però è sicura. Quella donna è una iena e sarà la rovina della nostra casa. Quindi dovremo unire le nostre forze per cacciarla via. No, 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 io non farò mai nulla alle spalle di Alessandro. Certo, e nemmeno io. Bene, capisco. Ve ne sono grata. Alessandro è un uomo molto intelligente ed equilibrato. Prima o poi si renderà conto di aver fatto un grosso errore a sposare quella donna. Dobbiamo fidarci di lui. Sono d'accordo. Nessuno più di lui ha interesse a tutelare il buon nome della famiglia. Certo, è proprio così. E devo chiedervi di essere molto discreti. Non parlate di questo argomento con nessuno. Lo dico in special modo a te, Camilla, che sei troppo portata a confidarti con Maura e Carla. Arrivederci. Ciao. Arrivederci, Lorenzo. Ah. Non riuscirai mai a convincere Lorenza ad aiutarti nei tuoi piccoli imbrogli. E tu che vuoi? Per te. Tutto dipende dai vantaggi che potrebbe fruttarmi questo intrigo. Per ora sarebbe molto interessante sapere se Massimo e Elena si conoscevano da prima. Il punto è, prima di cosa? Quando? Come? Vede, io le sono molto grato per la pazienza con cui mi ha ascoltato, signor Genero. Non ha considerato rischioso parlarmi della sua situazione? Non ha paura che la denunci alla polizia? Per la verità ci ho pensato. Allora, perché l'ha fatto? Ma non so. Forse perché lei mi ispira sicurezza. Sono fiducioso. Fiducioso? Sì, signor Lombardo. Qualcosa mi dice che lei è un uomo di cui ci si può fidare ciecamente. Siamo nelle sue mani e in quelle di Dio, naturalmente. Bonsoir, madame. Buonasera. Con suo permesso mi ritiro. Buonasera. Con permesso, madame. Puoi dirmi che voleva? Ma niente. Scusami, Lorenzo. Mi è penoso chiederti perché mi hai detto che Massimo e tua moglie si conoscevano già. Te l'ha riferito lei? Perché se è così, lei sta mentendo. Massimo non l'aveva mai vista prima che arrivassi in questa casa. Lorenza, lascia che parli con Elena. Dopo risponderò a tutte le tue domande. Scusami.
Mi è penoso chiederti perché mi hai detto che Massimo e tua moglie si conoscevano già. Te l'ha riferito lei. Perché se è così, lei sta mentendo. Massimo non l'aveva mai vista prima che arrivasse in questa casa. Lasciami parlare con Elena. E poi risponderò alle tue domande. Scusami. Chi è? Sono io, posso entrare? Un momento, per favore. Puoi ascoltarmi? Sì. Vorrei che tu mi rispondessi con assoluta sincerità, perché da questo dipende il futuro di molte persone. D'accordo? E tu con me farai altrettanto? Io non ho alcun interesse a mentirti. Elena, in questa storia sono io la vittima. Ne sei consapevole, vero? Sì. Poco fa tuo padre è venuto da me per chiarirmi i suoi dubbi. E adesso vorrei confrontare la sua versione con la tua. Ti converrebbe rinunciare ad ingannarmi? Ti avevo detto che non ti avrei denunciato alla polizia. Spiegami perché sei fuggita. Sei ancora innamorata di Massimo? No. Che cosa ha fatto morire questo sentimento? I suoi imbrogli. La falsità. Non è più l'uomo che ho conosciuto. Ma questo non ha costituito un ostacolo, visto che l'altro giorno ti sei fatta baciare da lui. Non è affatto vero. Ti hanno vista? Chi te l'ha detto? Chi? Mettici a confronto e vedremo se ha il coraggio di ripeterlo ancora. È una bassa menzogna. Anche oggi pomeriggio, quando sono arrivato, eravate nella stessa stanza. Quante volte tu sei stato in questa stanza? Parecchie, mi risulta. E che cosa è successo? Hai ragione. Nulla. Cominciamo male, vero? Quando non c'è la fiducia, niente riesce bene. È vero. Ricominceremo da capo. Mi fai accomodare? Prego. Ti avevo assicurato che non vi avrei denunciati alla polizia, poiché avrei preferito risolvere tutto amichevolmente. Tu invece sei fuggita. Non ti ho creduto. Pensavo che mi stessi ingannando. Lo pensavi tu o qualcuno te l'ha suggerito? Massimo, vero? Sì. E secondo lui, quali sarebbero i miei piani? Precisi. Approfittarti di me e poi consegnarci alla polizia. E tu gli hai creduto? Sì. Elena, tu non sei una stupida, tutt'altro. Mi conosci da poco tempo, questo è vero. Ma cosa ho fatto per darti l'impressione che io sia un bugiardo? Finora è Massimo che ha dimostrato di essere un farabutto. Non ti ha ingannata? Non ha tentato di assassinarmi? Lui afferma che l'incidente aereo è stata una fatalità e che la polizia ha dimostrato che non era un sabotaggio. E tu credi ancora in lui? Non so più a chi credere. L'unico punto fermo è che voi due vi odiate e state usando me come il pretesto delle vostre rivalse. Io non sono disposta ad assecondare questo gioco. Cos'è che vorresti? Andarmene. Con Massimo? No. Ti ho già detto di no. Eppure lo hai già fatto. Alessandro,
Io sono una donna semplice. Se ho accettato di stare zitta e di fingere di essere tua moglie, l'ho fatto solo per la paura del carcere, come qualsiasi persona normale. Non è giusto che io e la mia famiglia paghiamo per un reato di cui non siamo colpevoli. Sono d'accordo. E allora, se ormai ti sei convinto della mia innocenza, ma perché non accetti il divorzio? In questo modo tutto sarebbe risolto. Ma tu forse vuoi tenermi legata a te per vendicarti in qualche modo di Massimo. Vuoi punirlo? Voglio proteggerti, Elena. Ma proteggermi da cosa? Dal cadere nelle mani di qualcuno che non ti merita. Per cui lascia che ti aiuti io. Resterai qui per un periodo. Tu sforzati di essere serena. Quando sarò sicuro che Massimo non potrà più farti del male, prenderemo una decisione. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Buonanotte. E allora? Dimentica tutto.